Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Pesanti, on the road, Fiat Uno GPL, in direzione oltre Poppavese. Allora, oggi sono andato a Leroy Merlin a comprare tutto l'occorrente per rifare una parte del mio camper, un interno del mio camper, della mia cellula, dove ahimè c'è un'infiltrazione d'acqua che non riesco a capire da dove cazzo arrivi. Allora ho dovuto tagliare tutta la parte che era marcita e adesso ho preso un po' di schiuma poliuretanica per chiudere bene tutto e poi rifare sopra, rimettere un pezzo di compensato per coprire, insomma. Veramente una grande soddisfazione. Ogni giorno sto facendo una piccola cosa e devo dire che ultimamente la mia casa, e non solo, brilla. Allora, signori, la potenza del corpo umano: al gorilla non serve una lara per vivere in salute, primo manuale di igienismo sul campo. Allora, è un libro dove ho condensato tutto quello che ho imparato. Mi sto facendo aspettare perché sto aggiungendo anche una parte relativa alle, chiamiamola, perversioni sessuali, un po' dell'era moderna, legate all'alimentazione e non solo. Troverete questo libro, veramente, vi posso garantire, di un'utilità stratosferica. Non dico di avere la verità in tasca, ma da qui avrete perlomeno una base per partire. Fatevi un regalo in prevendita, libri@pietrobisanti.it. Se invece necessitate di una consulenza di natura legale per muovervi negli ambiti della vostra vita, info@pietrobisanti.it, WhatsApp 340-788-1174. Se invece volete sostenere il mio lavoro, potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni, oppure abbonandovi al mio canale YouTube. Come vedete, il mio canale YouTube è adesso libero, senza vincoli, quindi chiunque decidesse di abbonarsi lo faccia, perché crede nel lavoro di una persona che, al netto di tutto quello che è capitato, che può piacervi o non piacervi, ritengo in tutti questi anni di essere stato coerente con me stesso, e tutte le volte che ho cambiato idea dopo profonde riflessioni e profondi studi personali, e non così cambiando idea e tirando la banderuola dove batte il vento. Allora, partiamo subito a bomba! Allora, avrete visto che su YouTube gira l'erede di YouTube anch'io, un ragazzo gravemente obeso che si fa chiamare, ha costruito un personaggio che si chiama Dottor Bavaro, dove va in giro col, insomma, ha coniato un nuovo slogan: umili, umili, eccetera. E naturalmente, dato che noi abbiamo sempre bisogno di novità, perché sennò non riusciamo a vivere bene, adesso è diventato il personaggio del momento, con tonnellate, centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma io non voglio parlare di lui, di cui non me ne frega assolutamente una fava. Nel senso, hai 25 anni, pesi 200 kg, sono cazzi tuoi, sei contento? Bene. Pensi che la gente che ti sta vicino durante i tuoi spot lo faccia perché ti vuole bene? No, è inutile che ci stiamo qui a raccontarcela. Ma quello che mi è saltato all'occhio è il gran numero di persone che con canali attivi su YouTube sono partiti nella crociata per salvare il dottor Bavaro. Tutti che scrivono, no, specialmente ho visto alcuni coach da palestra: dottor Bavaro, se tu fossi, io fossi un tuo amico, ti direi di perdere peso, sono pronto ad offrirti
3 mesi di coaching gratuito, come se per perdere peso ci volesse l'aiuto di qualcuno. Ti stai rovinando da solo con le tue mani. Ora questo mi ha così fatto capire ancora di più di come veramente, veramente dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Viviamo in una società ormai dove pur di raccattare, ma non solo visualizzazioni, raccattare l'interesse degli altri, ci spendiamo in parole, in offerte di aiuto, come se non ci fosse la possibilità di aiutare qualcuno in ogni istante della nostra vita. Questa cosa mi fa venire un po' in mente il missionario che parte per l'Africa per aiutare i poveri bambini del Congo, ma in realtà poi snobba la situazione di disagio che gli accade magari nella casa davanti. E la stessa cosa di questi, di queste persone che hanno questi canali YouTube, dove sfruttando la visibilità del caso umano del momento si offrono di aiutarlo, mentendo spudoratamente, quindi facendo finta di non sapere che in realtà tu puoi aiutare il mondo intero, basta, se lo vuoi fare, basta che apri la porta di casa. La altra cosa che mi è saltata all'occhio è che, ahimè, purtroppo, al netto di qualche messaggio decisamente più così, al netto di qualche messaggio, di qualche commento, scusate, di qualche follower, qualche, insomma, ascoltatore di quei video, di quel canale che ha capito la solfa e che dice guarda, io non me la sento, cioè non riesco proprio a capire, uno ha scritto il perché di questo tuo video, no? Se non altro, se non fosse per altro che la ricerca tu stesso di visualizzazioni attraverso il caso umano. Perché non riesco a capire come tu possa essere preoccupato per una persona che nemmeno conosci. Ma purtroppo al netto di questi messaggi, la maggior parte di tutti i messaggi sono come sei bravo, come sei bello, come sei gentile, grazie che lo vuoi aiutare. E poi alcuni, dottor Bavaro, non ti rovinare la salute, ti prego, come se a qualcuno interessasse di questo ragazzo. Questo atteggiamento mi fa venire in mente un po' uno della controinformazione con cui ho avuto a che fare, che si spende in aiuti non richiesti al mondo intero, no? Quando poi gli aiuti non richiesti al mondo intero servono solo per portare acqua al suo mulino. Quindi da un lato abbiamo il caso umano, che non si rende conto di essere a sua volta sfruttato da quelli che lo vogliono aiutare. Poi abbiamo coloro i quali lo vogliono aiutare, che non stanno facendo altro che fare questo solo ed esclusivamente per portare acqua al proprio mulino, perché se volessero aiutare il mondo intero basterebbe che aprissero la porta di casa e uscissero. Dopodiché abbiamo la platea di rincoglioniti cronici, ormai affetti da buonismite acuta, che nel momento in cui tu gli dici le cose in faccia, cioè a me di questo qui non me ne frega un cazzo, può anche pesarne 600 di chili, immediatamente diventi una merda. Se invece sei metti lì a dire ti aiuto, dai, forza, vieni, 3 mesi di palestra insieme, gratis, automaticamente al netto di pochi intelligenti diventi il nuovo eroe dei due mondi. In questa società subdola voi dovete per analogia traslare questi comportamenti in tutti i rapporti umani che avete o che riuscite a intraprendere. Ricordate semplicemente una cosa, che per poter sviluppare un minimo di attenzione e riguardo nei confronti di un'altra persona
e quindi preoccuparsi in maniera onesta e genuina, bisogna comunque aver sviluppato un rapporto con questa persona, se no diventano semplicemente lacrime da coccodrillo. Detto questo, state molto 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 attenti ai falsi sorrisi, perché ne è pieno il mondo, ma ne è pieno il mondo in tutti gli ambiti, ne è pieno il mondo specialmente negli ambiti in cui mai voi lo sognereste, per esempio tra le mura domestiche di casa vostra, no? Ormai siamo un mondo che, grazie ai video, la pochezza umana, lo schifo umano è ormai venuto allo scoperto più totale. E l'ho scoperto, diciamo che i video permettono finalmente di far capire quello che l'uomo è sempre stato, non quello che è diventato, ma quello che è sempre stato. In più, vi dirò una cosa che vi sembrerà scontata, ma che in realtà forse non lo è, o forse sì. Tutti, sia quelli che vogliono aiutare, sia quelli che sono lì a ringraziare quello che vuole aiutare, in realtà tutti non stanno altro che aspettando che il malcapitato di turno schiatti per poi ancora una volta trarre vantaggio anche dalla morte di colui il quale schiatta. Andate a vedere YouTube, no? Perché YouTube anch'io era una persona che nel momento in cui si è accorto che la visibilità ottenuta gli stava dando più rotture di coglioni che non vantaggi, si è defilato, perché fondamentalmente era una persona incapace di gestire lo stress derivante da una visibilità importante, e allora se n'era andato. Poi vabbè, è caduto, si è fatto male, è stato ricoverato, è morto, dicono di infarto, io la mia idea sul punturino malefico ce l'ho, ma al netto di questo, il successo di YouTube anch'io era semplicemente ricollegato al fatto che YouTube anch'io era il fenomeno da baraccone per eccellenza, cioè univa lo schifo totale delle mangiate compulsive al giorno d'oggi, poi ne parlerò in un video, con dei modi di un certo tipo che lo rendevano interessante dal punto di vista dell'essere un caso umano. Questo dottor Bavaro uguale, no? Nel senso, i loro modi puntano a catalizzare le persone in modo tale da essere trasformati in casi umani, perché ricordate che su YouTube si può avere, ma in generale nella vita si può avere successo in due modi. La mediocrità non ha mai successo, si può avere successo in due modi: o diventando un caso umano nel trash, nel trash più totale, oppure offrendo dei contenuti veramente 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 di qualità. Non ci sono vie di mezzo, le vie di mezzo sono sempre destinate a scomparire. Quindi alla fine tutti stanno semplicemente aspettando questo. E allora, mi viene veramente da, così, da riflettere, e veramente al giorno d'oggi bisogna centellinare le persone con cui si impostano e si instaurano dei veri rapporti, perché veramente la qualità degli esseri umani in generale è veramente scadente. Basterebbe nella vita essere sempre se stessi, e cioè, io ritengo che sia il buonismo che come posso dire? Cioè, ritengo invece che il buonismo in sé sia la piaga veramente dell'era moderna, perché l'essere se stessi presuppone il non poter amare tutti.
E tornando un attimo al discorso di prima, e con questo, invece con questo inciso voglio chiudere il mio video, vi ricordate alcuni video fa dove ho detto, dove parlavo del mondo e che la gente vuole il mondo così com'è, perché senza tragedie la gente non avrebbe mai di che dire? Quest'ultimo caso del dottor Bavaro e di tutti che vanno lì a tentare di salvarlo come se fosse l'unico reso grave nel mondo intero in Italia, pensate che pensate tutte queste persone, in questi casi questi coach, questi life coach, che cosa farebbero nella vita se le persone fossero se non esistessero casi umani come questi. Purtroppo il mondo si nutre di tutto questo, si nutre di questo per soldi, per visibilità e per tutto quello che ne consegue. Io sono veramente felice di aver fatto un salto di qualità ulteriore. Ho già appena preso un altro incarico per un giardino a Mortara che andrò a sistemare. Sono veramente felice di guadagnarmi la vita non avendo bisogno di... Non voglio usare un termine speculare perché non è mai stato da me, ma non avendo bisogno di dover continuare a parlare di casi umani tutta la vita per poter raccattare qualche visualizzazione. Certo che a tutti, per tutti è soddisfacente quando la propria opera, il proprio canale funziona a seguito, però bisogna, secondo me, dal mio punto di vista, comprendere che la prima cosa deve essere andare a letto con la propria coscienza, sapendo di aver detto quello che si pensa, di non essere stato un buonista, di non essere stato un ipocrita, di non essere stato uno che riesce a dire qualcosa solo ed esclusivamente quando parla di un altro caso umano. Quindi sono contento di essere indipendente sotto tutti i punti di vista, di non aver bisogno di dover andare a girare per YouTube a trovare il caso umano più recente e aggiornato, perché capite che anche persino la morbosità e persino la malvagità hanno bisogno di stimoli continui per far sì che vengano soddisfatte. E quindi immaginate quando si continua alla fine. Infatti alcune persone scrivono sotto i, come commenti di questi youtuber coach, life coach, ma riesci a fare un contenuto senza dover per forza scandagliare la vita di qualcun altro? Cioè, quanta gente riesce a dare dei contenuti, dei messaggi, qualunque cosa? Parlo delle persone che non fanno i tutorial su come riparare la macchina, ma quando si parla in generale della vita, dovrebbe tentare di dare dei contenuti che abbiano un senso logico. E concludo dicendo, essendo sempre me stesso, che a me fondamentalmente non me ne frega un cazzo, né del dottor Bavaro, né me ne fregava nulla di YouTube anch'io, né me ne frega nulla, di niente, di nessuno, delle varie Chiara Mangiatutto, dell'altro lì, Thomas Angri che si mangia il mondo intero. Fate quel cazzo che vi pare. Siete felici? Siete contenti? Bene, andrete prima in paradiso? Non lo so, magari ci andrò prima io sotto un tram, non importa. Siete contenti? L'importante è che nella vita toglietevi tutti questa facciata di perbenismo, perché fa solo ed esclusivamente vomitare. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.